Ciao a tutti ragazzi, sono l'1.0 e oggi siamo su Roblox. Oggi giochiamo a Murder Mystery. Allora, io sto aspettando almeno 2 ore. L'unico, cioè, ce n'è solo uno, lo sceriffo. Ci vedete? Lo sceriffo e l'assassino ci sono e basta. È morto, abbiamo vinto, chi lo sa. Vabbè, lasciate un like e iscrivetevi al canale e accendete la campanellina, ok? Hotel 2. Ragazzi, se scrivete qua sotto hashtag partecipo e hashtag partecipo la vostra parte preferita, voi mi direte il mio nick e io vi manderò la mia amicizia su Roblox, ok? Oppure voi lo potete fare. Io mi chiamo Thomas753 Valerio. T piccolo. Omar attaccato. 753 attaccato a Thomas. E Valerio con la V piccola attaccato a 753. Già abbiamo vinto. Ma guarda là, sono passato pure vicino. Senso eroe. L'assassino comunque si chiamava Kira. Ecco che entriamo nel gioco. Vediamo cosa esco. Sempre Innocenzo. Beh, però alcune volte è un po' bello essere Innocenzo quando non ti trova. Raga, io mi nascondo qua. No, 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 lo so che lui, lo so che lui, lo so che lui. Guarda, lo so. So che lui, lo so che lui. Prego, lasciami. Abbiamo vinto. Chi era? Cioè, ma stiamo vincendo troppo facilmente, mamma mia. È l'ala me 16. Quindi me. Andiamo a buttare la mappa. Io non so perché, ma sono lento. Aspettate. E dai, ma io non riesco più a buttare nessuna mappa. Però. Me lo schifo Innocenzo. Devo stare sempre attento all'assassino. Ho appena visto il bacon avere un'arma in mano. Ragazzi, secondo voi chi è l'assassino?
È lei? Scappa, corri. No, è lei. Però, cioè, è Naba, non c'è nessuno. Ho appena sentito uno sparo. No, lo so che sei tu, lo so che sei tu. È lui raga, mi sta seguendo, aiuto. Cosa? Allora? Oh no. E qua? Oddio. Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! Abbiamo vinto! L'avevo detto che era lei, perché lei stava per uccidermi! Alcune volte vedo che sono sceriffo assassino e alcune volte sceriffo, ma invece sono sempre innocente. Ma però io me dovevo uccidere sta qua. Vabbè. Schifo, proprio in faccia a me, proprio davanti a me doveva spawnare, sta qua, cioè proprio di sedere in faccia a me, ma questo è crudeltà per me. Ragazzi, io concludo qua. Spero che il video vi sia piaciuto e spero che vi ho stampato un sorriso e ci vediamo al prossimo video. Ciao!